Lei conosceva Rino, Sì, ed è sì, sì. brutto usare questo tempo imperfetto. L'abbiamo conosciuto perché era innanzitutto un vicino di casa, quindi una persona amica, e poi abbiamo collaborato al cimitero per diversi anni. Lui era responsabile allora ed io invece ero il cappellano del cimitero. E quindi siamo tutti un po' addolorati. Oggi anche il nostro comune è in lutto per questo momento drammatico, difficile. Sicuramente non ci sono parole. Si poteva mai immaginare che alla base di tutto ci potesse essere un delitto passionale? Sicuramente non abbiamo mai pensato a questo, quindi ora ci sentiamo solamente di rispettarlo proprio nella morte, anche l'altra persona di rispettare anche questa scelta drammatica, quindi penso che sia il silenzio la cosa più importante. Antonio invece lo conosceva. Anche lo conoscevo, è di Agero, lavora a Positano, quindi noi qui ci conosciamo un po' tutti, è un piccolo paese. È una persona anche lui molto serena, e lo era, almeno dimostrava di esserlo. Lei riusciva a percepire magari un malessere in Antonio da quando si era separato con la moglie? Sicuramente il malessere che hanno un po' tutti, chi vive questo dramma, è un dramma per una famiglia, per una persona separarsi, quindi è il malessere che vivono un po' tutti. Una famiglia distrutta, anzi due. Due famiglie distrutte perché poi c'è il dolore di una perdita, c'è il rammarico e la rabbia invece di un atto ingiustificabile, quindi due famiglie realmente distrutte. E la moglie Maria, noi la conosciamo bene, è una cara persona, amabile, è in stato di shock sicuramente.